dello Svapers e bentornati nel mio angolo dello svapo. Ragazzi, Vupu Drag Max. E ci troviamo finalmente di fronte alla Drag Max by Vupu. Il packaging, ragazzi, è incredibile. Guardate quanta roba abbiamo dentro. La vediamo rapidamente perché sennò sto video non finisce più. Atomizzatore o pod mod system rigenerabile. Cartuccia con possibilità di andare a montare le resistenze che abbiamo sotto, che sono da 0.15 ohm, 0.2 ohm, 0.3 ohm e 0.6 ohm. Cartuccia da guancia con possibilità di montaggio coil da 1.2, 0.8, 0.6 e 0.45 ohm più RBA incluso che abbiamo già montato e poi andremo a rigenerarlo. Nella scatola della Drag Max troviamo scatolina con resistenza, cavo di tipo C di ricarica e libretto delle istruzioni. E ecco qui la Drag Max, inserta in pelle, in mio caso blu con scritto Drag. Abbiamo un nuovo chip che si chiama Gen Chip. Posso garantirvi che è veramente molto molto piccola e stretta. Innesto non a vite ma bensì a calamita. Sistema dell'aria completamente innovativo. Sui lati, se noi giriamo la parte anteriore della nostra sigaretta elettronica, possiamo scegliere quanto chiuso o aperto avere il nostro tiro. Materiali davvero molto resistenti, attacco di tipo C. Qui sotto abbiamo l'innesto per le due batterie 18650. Veramente una box molto compatta con due 18650. 5 click per andare ad accendere, apparirà la scritta Vupu. Abbiamo appunto questo nuovo chip innovativo. Inoltre abbiamo anche due tipologie di temi da andare a selezionare. Una sigaretta elettronica veramente molto molto piccola, ma ora andiamo a vedere le due rigenerazioni. Da una parte vediamo l'MTL, dall'altra vediamo il tiro di polmone. Eccoci tornati, ragazzi, ora siamo pronti perché andiamo a provare questa Vupu. Parto con le considerazioni veloci perché c'è molto da dire. Piccola, compatta, non credevo tenesse due batterie, ma veramente piccola e compatta, iperleggera, elegante, ottima e tantissime scelte per le resistenze, per le rigenerabili. Insomma, hanno fatto un prodotto che va a coprire tutti i nostri settori: guancia, flavor e polmone. Prima resistenza prefatta da 0,15 ohm, 65 watt di potenza, tutta l'aria aperta. Resa tanta roba. Chiudiamo un po' l'aria. Mi piace molto il sistema dell'aria, innovativo, molto carino. Aromaticamente la resistenza è una Mesh Coil Pro, quindi tanta roba. L'aria comunque si gestisce bene, si può scegliere dal tiro bello contrastato a un tiro bello arioso. Vaporosità garantita anche con 65 watt. Tanta tanta roba, ragazzi, una box dal quale non potrò più fare a meno.
Guardate quanto vapore fa con 65 watt, veramente ottima. Voto la resistenza prefatta da 0,15 ohm, gli do un 8,5 in resa aromatica. Una resistenza al calore 8, non male. E la cosa principale è che sono velocissime da cambiare. Si apre e con l'unghia si prende la presa dell'aria e si tira verso il basso e avrete l'accesso per cambiare la resistenza. Ci si mette un nanosecondo a cambiare la resistenza. Passiamo al rigenerabile da polmone. Montata la resistenza da la rigenerabile, con la resistenza che vi danno loro all'interno è una 0,35 ohm, lettura automatica, non l'ho detto, della sigaretta elettronica del wattaggio, ci ha portato a 35 watt. Aromaticamente è ottima, poi ovviamente potete gestirvi voi come meglio credete la rigenerabile con qualsiasi resistenza. Non possiamo andare a metterci cose enormi dentro, però ottima gestione, comunque si può andare veramente a gestire come si vuole. Se volete fare una resistenza più bassa, la lettura è automatica. Con la resistenza che vi danno loro non supererete i 40 watt, perché non va più su di così. Tanta vaporosità per 35 watt, aromaticamente gli do un 8,5 anche a questa. Qua ovviamente dipende tutto da quello che ci mettete voi all'interno. Ma passiamo ora al tiro di guancia in versione RBA. Siamo passati al tiro di guancia. Allora, resistenza sempre che vi forniscono loro 0,54 ohm. Io vado a chiudere nettamente di più e abbassare il wattaggio a 15 watt. Allora, tanto arioso come tiro, ovviamente una 0,54 credevo fosse un po' più bassina, invece qua diciamo che potete farvi una resistenza, anzi un tiro da flavor, perché comunque resistenza massima arriva a 35 watt con la 0,54. Sarei curioso di provare però quella da 1,2 ohm. Con l'RBA io con questa vi consiglierei nettamente un tabacco aromatizzato o magari qualche aroma, direi aroma più che tabacco, perché c'è troppo poca contrasto nell'aria, c'è tanta potenza anche in 15 watt e la resistenza 0,54 sicuramente non va bene per il tiro di guancia, sicuramente va bene per un tiro di flavor. Abbiamo montato la resistenza da guancia, mentre va a impregnarsi bene il cotone vi dico che la gestione della batteria di questa box è meravigliosa. Menu semplice e intuitivo, la box è iper leggera e maneggevole, si tiene in mano veramente molto molto bene. Per avere due batterie è piccola e allo stesso tempo, ripeto, leggera. E la possibilità che vi danno nelle tipologie di, chiamiamoli, pod system è incredibile, perché abbiamo la rigenerabile per il tiro di flavor e di polmone, abbiamo le varie cartucce che funzionano veramente molto bene e abbiamo anche la resistenza da guancia con tutte le varie più un RBA che può darvi sicuramente qualcosina in più. Ha fuso insieme una sigaretta elettronica, una box tradizionale a una pod mod, cambiando letteralmente il senso e il significato di sigaretta elettronica, perché qui siamo in una box pod mode secondo me, e secondo me è veramente iper completa, ma ci sono delle piccole note negative. Cambiare secondo me le viti della rigenerabile da polmone e da flavor per il semplice motivo che le chiavi a brugola sono orribili, nel senso che l'attacco si va a spanare subito, sapete come la penso io. Io se fossi nella Vupu o Vopo aggiungere un attacco 510, che fa sempre bene, non costa tanto, ormai aggiungere un pezzo in più non costa niente, una bella attacco 510 alla sigaretta elettronica per farla utilizzare agli utenti anche con i loro atomizzatori sarebbe il massimo. Ma capisco che dando anche così tanta completezza con varie cartucce e varie tipologie di pod o cartucce, veramente forse non serve neanche.
E questo era quello che temevo. Tutta l'area chiusa, ma qui si crea un problema. Il tiro è nettamente troppo arioso per un tiro di guancia. Gli amanti del tiro di guancia sicuramente vorranno avere anche la possibilità di avere un tiro più contrastato. Io sono un amante del tiro contrastato, piace un bel tiro di quelli veramente super contrastati. Però per il resto aromaticamente si comporta bene. La resistenza da guancia per me, almeno è la mia opinione, perché io sono uno che appunto vuole un tiro contrastato, ma se ci sono degli amanti del tiro molto aperto sul tiro di guancia, perché no? Per il mio punto di vista troppo aperto, va a perdersi la nota aromatica, si dispande troppo, si disperde troppo la nota aromatica del tabacco. Tutto bene, rivedere solo la cartuccia e la presa dell'aria del tiro di guancia. Per il resto, ragazzi, la Drag Max è un prodotto da 110 lode. Che altro dire, ragazzi? Vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, condividere il video, condividere anche il canale YouTube. Se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina, perché se l'attiverete YouTube, se vorrà, vi invierà ogni tanto la notifica di quando sarò in live e di quando uscirà un video. E quindi, ragazzi, dal mio angolo dello svap è tutto, il vostro DJ Viso conclude, quindi va a dirvi benica completezza.